Siamo a EOS Show 2023 a Verona Fiere, nello stand di Davide Pertelsoli. Con noi c'è Stefano Pedersoli, che abbraccia la novità per il 2023 della Pedersoli, questa bellissima carabina a leva che adesso ci descriverà. Sì, costruita sulla piattaforma Borbuster, nasce il nuovo calibro 30-30 nella denominazione Drop Tine. È un calibro che noi abbiamo ovviamente indirizzato ad una caccia più leggera, un cervide di medie dimensioni. La meccanica è la stessa dell'86-71, quindi una meccanica completamente realizzata dal pieno. Una calciatura in tecnopolimero con poggia guancia regolabile. Una Piccatini con tacca di mira integrata, assemblabile su entrambi gli estremi della slitta, e un freno di bocca e una leva d'armamento sovradimensionata. È un'arma che abbiamo presentato per la prima volta quest'anno allo SHOT Show, data molto molto bene. Il calibro ci è stato espressamente chiesto dal mercato nordamericano, quindi statunitense e canadese, e che presentiamo per la prima volta quest'anno in Italia, e speriamo insomma che possa interessare anche le mire dei cacciatori europei. Sì, storicamente gli americani sono amanti della carabina a leva. Sì, della carabina a leva, e sono appassionati di 30-30. È il calibro che maggiormente utilizzano per la caccia al whitetail, che è appunto questo cervo di medie dimensioni. Però devo dire che il 30-30, almeno dalle impressioni raccolte durante questi due giorni di fiera, interessa molto anche il mercato europeo. È sicuramente un calibro conosciuto, famoso, e quindi spero di poter raccogliere qualche bell'ordine. La slitta Piccatini in quella posizione implica il montaggio di una ottica a lunga focale. Sì. Ovviamente questo va a, diciamo, è la soluzione all'estrazione verso l'alto, che è classica dell'86, quindi su una slitta del genere si può mettere o un punto rosso o un'ottica a lunga focale, come stai giustamente dicendo tu. D'accordo, grazie mille Stefano. Grazie a voi.